Che giornata di merda. Allora, avevo lasciato ieri che ero bloccato in un albergo a 5 stelle ad Amsterdam. Ecco, decisamente non sono in un albergo a 5 stelle. Sono in una stanza che pare la tipica stanza da motel dei film. E da qualche parte lì si nasconde l'assassino, probabilmente. Comunque sono giunto a Washington. Non ci credo manco io. Allora, stamattina tutto a posto, riesco a partire, riesco ad arrivare sull'aereo. Mi hanno ricambiato l'aereo e quindi invece di prendere questo aereo famoso da Amsterdam a Reykjavik e da Reykjavik a Washington 11 ore e mezzo, mi hanno preso questo bellissimo aereo diretto, soltanto 8 ore e mezzo. Sull'aereo ho potuto guardare due film. Ho visto Animali Fantastici e Dove Trovarli, l'episodio 2, come si chiama? I casini di Johnny Depp. E poi ho guardato Venom. E vabbè. Ho mangiato dell'ottimo cibo indiano, perché per qualche ragione sui voli internazionali il cibo è solo indiano, cioè proprio il monopolio del cibo indiano. Vabbè, a un certo punto sono arrivato. Dunque, l'aereo è partito alle 12 e ci ha messo 8 ore e mezza per arrivare, però sono arrivato alle 2 e mezza per via del fuso orario, quindi effettivamente adesso da me sono le 3 e 20, poi dovrebbero essere le 9 e 20, e questo vi spiega anche che ora ho tutta la giornata davanti, ho pranzato e cenato, però in pratica qua è ancora primo pomeriggio e quindi niente, oggi sarà proprio cocaine. Quindi sì, la giornata mia di oggi è durata più o meno 36 ore. Non si vede? Sono fresco come una rosa, guardate la freschezza. Tu dici, ma dopo quello che ti è successo non hai avuto più sfiga, no? Cioè, liscio, no? No. Dice, uno non deve sclerare. Allora, sono arrivato e c'erano due ragazze, poi in realtà due professoresse, ho scoperto del, non mi ricordo di che parte dell'America, che mi hanno detto, ah, avevo prenotato sul sito e il sito si è sbagliato, non abbiamo le stanze. E ho detto, ma va, ma mica capiterà a me. Non avevo la stanza. Cioè, è tipo, sfighe che si completano. Tu dici, va bene, non ho la stanza, abbiamo risolto in qualche modo. Vado per pagare e non mi accetta la carta. Carissimo, però, chi t'ha mort, karma. Direi che ho pagato abbastanza questi giorni, no. Secondo lui... o lei, non si capisce. No, comunque. Io stavo uscendo che sono stanco morto, però ho visto che fra mezz'ora c'è la cerimonia d'apertura dell'US Environmental Protection Agency, e... che è un posto molto figo, ho detto, e quando mi ricapita, quindi ci sto andando. Il problema è che mi ci vorrà un'oretta per arrivare, quindi arriverò in ritardo, come è giusto che sia, però ne approfitto, poi vado a farmi un giro per Washington. Allora, iniziavo la cerimonia alle 5, ho detto, dai, ce la facciamo. Sono uscito di qua alle 5, guardo con il telefono mentre ero a casa e scopro che ci vuole un'ora e qualcosa per arrivare. Ti dici, ma che cazzo? Perché io sto a Reston, non sto a Washington. Reston è tipo una frazione, un paesino vicino a Washington. Tu dici, perché stai a Reston? Perché sono uno strozzo. Dunque, sono a Reston in Virginia e la missione del giorno è diventata provare ad arrivare a Washington e ritirare un po' di cash. Sono riuscito a ritirare $80 pagato dalla massoneria per nascondere la verità, ovvero che la terra è piatta. Sono ricco. Questi non ho capito cosa sono, forse un nichelino. E adesso devo soltanto cercare di capire come si arriva, dove devo andare. Era da anni che non mi sentivo così frustrato. Col fatto che non ho la connessione, cioè non ho internet, non so cosa cazzo sto facendo, non so dove diavolo sto andando. Mo provo con l'autostop. Vediamo, magari qualcuno va a Washington. Quindi ho sperimentato quanto è bello vivere nel 95. Insomma, mi metto a girare qua dentro, per dentro sta stazione, per raccattare un passaggio. Non raccatto una ciola, almeno dico, vabbè, ma ditemi dove devo andare. E loro non sanno niente. E dico, vabbè, ma allora che cazzo. Ho beccato solo persone che mi hanno detto, no, ma io non sono di Washington. Allora vaffanculo. Che altra bella giornata di merda. Sono tutti stranieri, tra l'altro, cioè parlano tutti
inglese pessimo. Quindi, dato che ci sono, ne approfitto e vi ricordo che avevo fatto pubblicità tempo fa l'applicazione Cambly per imparare l'inglese. Se siete interessati, vi metto giù in descrizione dei codici per avere 20 minuti gratis o il 20% di sconto, così almeno imparate l'inglese. Vabbè, insomma, alla fine torno in albergo e mi metto a chiacchierare con i tizi della reception, tra l'altro molto simpatici. Ovviamente loro mi fanno: tu da dove vieni? Da Amsterdam. Amsterdam. E la festa adesso. Vabbè, chiamo un taxi e arrivo alla stazione. Che giornata di merda. Poi dalla stazione prendo un treno, riesco ad arrivare in ritardo. La conferenza, cioè la conferenza, era la cerimonia di apertura della conferenza a cui sono venuto a partecipare. E la vedete, ho rimediato soltanto questo Green Chemistry Challenge. Sti cazzi, bro. Al US Environmental Protection Agency. Ovviamente, dato che sono in ritardo, i tizi della sicurezza, proprio i classici tizi della sicurezza, tipo Ghostbuster vestiti, proprio quelli americani, con il santino di Trump alle spalle, non sto scherzando, cioè avevano veramente la cornice con Trump, mi fanno una perquisizione quasi anale prima di entrare. Non mi volevano far entrare, ma guarda, c'ho l'invito del presidente del consiglio della nazione aliena. 2019 Green Chemistry Challenge Awards. Resto tuttavia vergine analmente, ve lo confermo. Riesco ad entrare nella sala. Comunque, diciamoci francamente, io ero là soltanto per scroccare cibo e vino, quindi mi metto a mangiare come un maiale, saluto i professori e, essendo arrivato in ritardo, sono l'unico stronzo che non c'è il cartellino con il proprio nome. Quindi tutti quanti giravano, arrivano i professori, dicono: vabbè, ma lei chi è? Sapessi, rispondo io. Quando gli dico che sono il grande Barbascura, mi dicono: ah, ma quello dei Panda, sei proprio io. No, sto scherzando. Vabbè, comunque tutto ciò, ho scroccato un sacco di roba, sono riuscito a vedere cose importantissime. Come ad esempio il Washington Memorial, mi pare che si chiama. Ah, ovviamente l'hotel di Trump, che è qua. E un po' di altre cose. Ho scroccato un passaggio, comunque molto piacevole. E niente, mo sono distrutto. Ricordo 36 ore che sono sveglio e sono alle pezze. Tuttavia mi sa che non vado a letto adesso, perché volevo vedermi qualche serie, perché io sono masochista, capito? Quindi comunque so cosa vi starete chiedendo: ma Barbascura, è possibile che la tua sfiga sia finita qua? No, ovviamente no. Infatti, quando sono tornato in albergo, ho scoperto che la mia carta si era smagnetizzata. Si era smagnetizzato. E perché c'è Anita su questa moneta? Ah? Qualcuno me lo sa spiegare, perché c'è Anita su questa moneta? Ora sono un pochino stanco, domani ho questa conferenza che inizia molto presto. È una conferenza internazionale mondiale organizzata dalla ACS, dall'American Chemical Society. Ed è la conferenza internazionale sulla green chemistry e ingegneria sulle risorse rinnovabili e cose incredibili, eccetera eccetera. Devo parlare un giorno. E non mi ricordo quale giorno. Ovviamente non ho preparato nessuna presentazione, la preparerò 5 minuti prima di parlare, come sempre ho fatto, in puro spirito procrastinatore. Ora, questa è una domanda seria: perché tutto quanto negli Stati Uniti è così giallo? Perché tutto è così triste? Che cazzo è questa cosa? Manco mia nonna ci avrebbe una cosa del genere. Che è sta tenda? Ma perché tutto è così Twin Peaks, maledizione? E comunque le pareti verdi. Perché cazzo le pareti verdi? Vuoi sapere una cosa simpatica? Ho appena scoperto che devo presentare domani alle 3:15. Quindi devo preparare la presentazione domani. Perfetto, direi, no?
sarò stanco come la merda, devo ancora preparare la presentazione, ma improvviso